aiutato a crescere, che mi hanno aiutato a parlare, a comunicare. Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto per dirvi, una parentesi apro, per fare il maestro, questo non so se c'entra con, ma c'entra con il tema di oggi, che è il maestro, l'insegnamento. Per fare il maestro c'è bisogno di una grande vocazione, perché il maestro, secondo me, è una missione. Bisogna averla, la vocazione del maestro. Se il maestro si fa controvoglia e si fa per forza, perché ti devi pigliare un titolo di studio, perché questo titolo di studio ti deve far guadagnare, è meglio che non fai un maestro. Vi faccio un piccolo esempio. Ero al Politeama 10 anni fa, quando il Politeama era ancora agibile, col Borghese Gentiluomo di Molière. Una mattinata dedicata agli studenti. Erano studenti di liceo e ginnasio. Io, come sempre si fa, gli attori sbirciano attraverso il sipario per vedere che cosa succede. E c'era l'inferno. Ma vi assicuro, una cosa da far spaventare e accapponare la pelle. Urla, grida, telefonini accesi che squillavano, gridavano, buttavano carte, buttavano cose. Cioè, io mi sono sentito a un certo punto talmente angosciato che ho detto, ma come lo faccio lo spettacolo? Poi Molière, non era facile comunicare uno spettacolo, anche se divertente, Il malato immaginario, ma come far capire a questi ragazzi che cosa stanno vedendo? Poi ogni fila della platea, in ogni fila c'era un maestro. Mi dispiace dire questo. I maestri in ogni fila erano con le gambe aperte, con la testa indietro, che russavano. Erano le 10 di mattina. Allora, questa cosa mi ha talmente innervosito e mi ha talmente, perciò la dico stasera, perché voglio che, perché chiaramente ho detto, ho fatto la premessa prima, che per fare il maestro bisogna essere dotato e bisogna amare. A un certo punto sono uscito col costume in scena e sono riuscito a calmarli. I ragazzi appena mi hanno visto, forse o perché ho gridato e la mia voce è abbastanza potente, li ha fatti un po' spaventare. Si sono calmati e allora io ho raccontato, non ho fatto nessuna polemica con i maestri, loro si sono svegliati però, ho raccontato e ho spiegato da attore che chi era Molière, perché era stata scritta questa opera e che cosa rappresentava, cioè il tema dello spettacolo. Ho raccontato la trama. Allora io ho detto ragazzi, adesso io con i miei colleghi attori vi faremo vedere questo spettacolo. Vi prometto che se lo spettacolo non vi piace e non vi divertite, potete gridare, fischiare e noi ce ne andiamo. Però se vi divertite e vi piace, dovete stare in silenzio. Non vorrei sentir volare una mosca. Vi assicuro che non c'è stato più nessun problema. I ragazzi sono stati silenziosi fino alla fine e rispettosi, e sono venuti nel camerino un gruppo a chiedere scusa di questo brutto inizio, capeggiati chiaramente dai professori. Ora voglio dire questo che cosa significa, perché vi ho raccontato questo piccolo aneddoto. Io non sono una persona che sta in cattedra e dico delle cose, cioè anche io ho insegnato quando ero più giovane, ho insegnato ai ragazzi e ho avuto degli insegnanti che mi hanno aiutato, come ho detto prima. Tutta la mia vita è stata determinata da questi grandi incontri di veri maestri. Io ho potuto conoscere Nino Rota,
Federico Fellini, Roberto De Simone, e Laurence Olivier, che ho avuto il piacere di conoscere e di intrattenermi con lui, questi grandi maestri del mondo, veramente, e mi hanno aiutato, ma soprattutto vorrei sottolineare un nome, Nino Rota. Nino Rota sapeva di non sapere, era questo il suo grande fascino e la sua grande seduzione, sapeva di non sapere, era una persona che vi parlava e tu lo ascoltavi affascinato. Ecco, un'altra prerogativa del maestro dovrebbe essere quella di sedurre gli allievi. Se il maestro incomincia a parlare e a insegnare, con purtroppo ce ne sono parecchi, adesso però stanno cambiando le cose, se il maestro incomincia a esordire, quello non capisce niente, non è sedotto, anche se il maestro dice delle cose interessanti e importanti. Secondo me il maestro, quello, soprattutto quello della scuola d'obbligo, dovrebbero andare a scuola di insegnamento, dovrebbero imparare a parlare, a sedurre con la voce. Io fortunatamente ho avuto dei maestri meravigliosi, ho avuto la scuola d'obbligo, ho avuto Zietta Liu, che era una persona eccezionale, che ci affascinava con la voce, perché i bambini, soprattutto i bambini, e questo è molto importante, recepiscono la voce che deve penetrare nello spirito dell'allievo, deve interamente, il ragazzo, l'allievo deve essere assorbito, sedotto dalla voce. Ma se questa voce, purtroppo, ahimè, molto spesso non è colpa del maestro, però se la voce è una voce sgradevole, il bambino purtroppo non è colpa sua, o creatura s'ammuscia, il bambino si distrae perché si addormenta. Se la voce è monotona e monocorde, il bambino si potrà da parte, non ti ascolta. Allora bisogna avere questa prerogativa di imparare a insegnare. Io penso che oggi come oggi ci sono tanti momenti belli, soprattutto questo momento che io posso parlare e vedo delle persone che mi ascoltano e sono attente. Sono attente perché, voglio dire, siete attratti. Dice, ma tu, Peppe Barra, sei un attore e sai come poter sedurre. Ma non è vero, perché io ho conosciuto dei ragazzi giovanissimi che insegnano, che hanno una capacità enorme di seduzione nella voce, nel gesto, nella parola, perché la cultura molto spesso si insegna ai bambini immaginandolo come una noia, come una cosa che per forza devi, per esempio la matematica è una materia che io quando ero ragazzo aborrivo, cioè odiavo, invece ho avuto dei maestri nel ginnasio che mi hanno insegnato a capire la matematica come poesia. Per cui io sono stato attratto dalla matematica, non sono un genio adesso in matematica, per carità, però la matematica non mi disgusta come mi disgustava quando ero bambino, mi faceva paura, e invece adesso no, perché mi hanno insegnato ad amare. Ora la parola amore ce la stiamo un po' dimenticando, questa parola, perché l'amore è importantissimo, perché se una cosa si fa senza amore, ecco che abbiamo i maestri che si addormentano durante lo spettacolo. Questo è fare una cosa senza l'amore, perché l'amore è importante. Io la mia vita l'ho dedicata all'amore, perché l'arte, credo che senza amore non sia arte,
Però molto spesso ci sono degli artisti che non hanno amore, lo fanno solo meccanicamente e per guadagnare. Io purtroppo non ho guadagnato niente nella mia vita, però sono contento di essere quello che sono, quello che riesco a comunicare ancora, nonostante gli anni che passano, al pubblico. Grazie.